Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, celebriamo l'Eucaristia per accogliere il Signore Gesù che fa comunione con noi attraverso il dare la vita, dare il suo sangue. Gli chiediamo perdono se questa comunione non è permanente, costante, stabile nella nostra vita, se è una comunione che viviamo con Lui, con alti e bassi, un po' meteopatici. Chiediamogli perdono perché il nostro essere in comunione con Lui poi si traduca, si realizzi nella comunione fra tutti quanti noi. Affidiamoci alla Sua misericordia perché è fonte di comunione fra gli uomini. Cristo pietà. Cristo pietà. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo». Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue, la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo dicendo: «Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole». Parola di Dio. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna.
Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. Parola del Signore. Si potrebbe aver dubbio che il Signore non sia più efficace al nostro tempo, perché si vede più quello che manca e non quello che Dio realizza. Stasera siamo in molti, è un giorno feriale e non siamo qui perché ci conosciamo per fare una passeggiata o perché come amici si è detto vediamoci, stiamo un po' assieme. Il motivo per cui siamo qui è perché sentiamo che è possibile far comunione fra noi, perché il Signore Gesù fa comunione con noi. Ed è quello che la Scrittura in vario modo ci dice: il Signore fa alleanza con gli uomini, perché la sua volontà è volontà di bene e di salvezza per gli uomini. E in questo è straordinario Dio, perché comunque, sempre, in ogni circostanza e situazione, in ogni tempo storico, non demorde, non rinuncia alla sua volontà di alleanza con l'uomo. Non un'alleanza qualsiasi, un'alleanza nella quale egli dona la sua vita e vuole che ognuno di noi impari a far tesoro del dono della sua vita, vivendo la propria vita in modo significativo, in modo bello, in modo amorevole. Perciò Dio fa alleanza con gli uomini e fa alleanza con l'umanità attraverso una parola che è quella che costantemente ci è data. Infatti la parola di Dio, la parola del Signore che è stata proclamata, non è una parola qualsiasi, non è una parola tra le tante, perché non è una parola umana, è una parola che è di Dio, Dio che ammaestra e insegna al suo popolo con la sua persona e la sua parola, che è una parola che non invecchia mai, una parola mai obsoleta, mai fuori contesto, mai fuori luogo, perché è una parola rivolta direttamente agli uomini, al loro cuore. E Dio parla con ognuno di noi, e assieme alla parola le norme,
perché ognuno di noi possa comprendere come poter vivere questa alleanza. Allora il Signore non solo fa alleanza con noi, dice vi amo, vi voglio bene, voglio la vostra salvezza, ma costantemente è presso di noi perché questa alleanza si realizza attraverso parola e comandamenti. Ma diventa fondamentale una cosa, riconoscere che Dio ci ama tanto da accettare la nostra libertà, da accettare il possibile rifiuto. Infatti Dio richiede l'assenso del suo popolo. Ognuno di noi non dia mai per scontato di essere cristiano, non dia mai per scontato di essere sacerdote o battezzato nel rapporto con Dio, non si dia mai per scontato il dover dare l'assenso. Un assenso che non basta sia dato una volta per tutte, se no basterebbe celebrare l'Eucaristia una volta per tutte, basterebbe fare il giovedì il Corpus Domini una volta per tutte. Invece il rinnovare è perché è un'alleanza che costantemente va rinnovata con il nostro assenso, che sia un assenso quotidiano. Il popolo in questo per due volte nella prima lettura esprime l'assenso e seguiremo e ascolteremo. In pratica faremo quello che tu ci chiedi, Signore. E non solo oggi perché mi piace, oggi perché sto bene. Farò quello che tu chiedi, quella che è la tua volontà, sempre, in tutte le condizioni della mia vita, comunque sia. Questa è vera alleanza. Ed è l'alleanza che sperimentiamo nell'amore quando in una coppia c'è un amore capace di andare oltre le difficoltà, quando tra figli e genitori c'è, può esserci qualche incomprensione, ma se no, non si rinuncia mai a quell'alleanza, a quella comunione stabile e costante da consanguini. Sì, perché il sangue di Cristo ci rende e ci ha resi suoi consanguini. Quindi non è un'alleanza di un momento, di un giorno, di un tempo, di una situazione. È un'alleanza radicale che si è radicata nella nostra vita e nel nostro cuore attraverso il dono della vita del Signore Gesù, del suo sangue. E allora ecco che è un'alleanza alla quale noi abbiamo il bisogno, il dovere, il compito che diventi desiderio di aderire. Nella prima lettura è detto come il sangue è stato sparso da vitelli e altro, e poi con questo sangue è stato asperso l'altare, le 12 stele delle tribù di Israele, ad indicare questa consanguinità, lo stesso sangue versato, segno a quel tempo di patto, di alleanza indissolubile, assolutamente irrevocabile, segno dunque. Il sangue asperso sull'altare dell'alleanza che Dio vuole fare, le 12 tribù di Israele, tutto il popolo che risponde a questa alleanza. Beh, oggi non c'è bisogno che il Signore Gesù versi ancora il suo sangue. Il sangue e il suo corpo, come ci dirà il Vangelo, ci sono dati costantemente nell'Eucaristia. Per questo l'Eucaristia sempre, perché ognuno di noi possa rinnovarsi nell'alleanza con il Signore, possa sentirsi sempre familiare, consanguineo, unito, perché il patto che Dio ha fatto con l'umanità è per sempre. E noi quale patto abbiamo con il Signore? È per sempre, è costante, è radicato, è comunque sia la vita, o è un patto che risente di tante situazioni, di tante cose? È un patto nel quale possiamo poggiarci, possiamo sentirci accolti, possiamo sentirci forti nella nostra vita cristiana. Questo è il patto che Dio sancisce con l'umanità attraverso la vita del Figlio. E questo è significativo perché non ha fatto chiacchiere, non ha detto solo parole, non ha detto solo promesse, ha realizzato concretamente il suo amore per l'umanità e per ognuno di noi con la sua vita. Come sappiamo, ognuno di noi quando ama dà la vita. Quando vuole una relazione che sia veramente assoluta da se stesso. Beh, Gesù Cristo è questo che ha fatto con noi, l'ha fatto una volta per sempre, ma ci dà la possibilità di rinnovare questo patto costantemente attraverso l'Eucaristia. Allora è chiaro che l'Eucaristia è comunione con il Signore, e se è comunione con il Signore ci dobbiamo rassegnare
perdonatemi il termine, ma credo che sia necessariamente chiaro, dobbiamo rassegnarci che fare unione con Dio è imprescindibile dal fare unione fra noi. Se noi siamo divisi, non facciamo unione e comunione con il Signore. Non è possibile dirsi in comunione con Dio, sono unito a Lui, lo amo con tutto me stesso, vale anche per noi tutti i presbiteri, a partire da me che sono vescovo. Non basta dire sono unito al Signore se poi non mi sforzo di realizzare questa unità con gli altri, con chi ho attorno. Lì è il fallimento della comunione. È un sangue versato che si è sparso sulla terra senza fecondarla. È un sangue versato da parte di Gesù Cristo che corre il rischio di essere inutile, non per il dono che fa Lui di se stesso, ma perché non è accolto e non trova l'assenso del suo popolo che Egli ama. E Cristo sancisce questa alleanza con noi con la finalità precisa della riconciliazione e della pace, come la seconda lettura ci dice, perché purifica le coscienze. L'amore di Dio, il suo sangue versato, il suo fare alleanza con noi, ha alla base la misericordia, che è amore di Dio, che non è solo perdono dei peccati, ma è invitare l'uomo a cogliersi come amato da Dio nonostante le sue povertà, nonostante i suoi peccati. Perciò l'amore di Dio purifica. Per questo l'alleanza, il sacrificio di Cristo purifica, come la seconda lettura spiega che avveniva nel Tempio, attraversando la tenda del Tempio, perché avvenisse la purificazione e si potesse ritornare redenti, si potesse ritornare liberi, si potesse ritornare nuovi, perché l'alleanza che Cristo fa con noi è per rinnovarci. Non è una cosa statica del passato una volta per sempre. Cristo costantemente ci rinnova nell'amicizia con Lui, nell'alleanza con Lui, e noi dobbiamo aprirci. E nonostante le nostre difficoltà, i nostri peccati, dobbiamo aprirci e lasciarci amare da Dio con la sua misericordia. Perché guardate, Dio ci ama comunque sia. Dio ci ama nonostante tutto. Dio ci ama sopportando e subendo il rifiuto degli uomini. Non è stato così a suo tempo, non ha versato il suo sangue perché era stato rifiutato, non compreso, perché il peccato dell'uomo era imperante, tanto da non riconoscere l'amore di Dio. Eppure il Signore non ha rifiutato di chinarsi verso l'uomo dando se stesso, dando la sua vita. Allora il Signore fa alleanza con noi perché questa alleanza poggia sulla sua misericordia. E noi che dobbiamo fare? Convertirci, certo, cambiare, sicuramente, non peccare più. Dobbiamo sforzarci, anche se non è facile. Che altro dobbiamo fare? In assoluto dobbiamo lasciarci amare da Dio, quotidianamente, sempre, in ogni circostanza. Mai chiudere il nostro cuore a Dio, anche se ci sentiamo tante volte indegni o lontani, mai dirci Dio non mi ama, mi ha abbandonato, mi ha lasciato solo. Ecco qui l'Eucaristia, questo è il senso dell'Eucaristia. E nel momento in cui faremo la processione si afferma una cosa straordinaria, che Dio dice in Gesù Cristo: io percorro le vostre strade, le vostre abitazioni, per dirvi che nel mondo io do la mia vita, non solo in chiesa. Tantum ergo sacramentum, veneramur cernui, et antiquum documentum novo cedere tui. Prestet vides supplementum Salus honor virtus quoque.
secoli. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Thank you.
Prestet vide supplementum sansum defectu. Genitori, genitoque, lauset jubilatio. Salus honor virtus quoque, sit et benedictio. Procedenti ab utroque,